Benvenuti a Baby News, il programma di notizie e curiosità dedicato ai bambini e ragazzi. Oggi parleremo di diversi argomenti e curiosità e partiamo dal primo. Cosa si festeggia il 2 giugno? Il 2 giugno è la festa della Repubblica Italiana, il giorno in cui gli italiani celebrano la nascita della nazione. Cosa significa il 2 e il 3 giugno 1946? Tutti gli italiani votarono per decidere se il loro paese dovesse essere governato da una monarchia o da una repubblica. Il risultato fu proclamato il 10 giugno. L'Italia sarebbe diventata una repubblica. Passiamo alla prossima notizia, bambini e smartphone. Il rapporto inizia prima dei 2 anni. I bambini imparano ad utilizzare smartphone e tablet già prima di compiere 2 anni, almeno negli Stati Uniti. A svelarlo è uno studio presentato al convegno annuale dell'Accademia Pediatrica, durante il quale ricercatori di Filadelfia hanno illustrato dati secondo cui entro il primo anno di vita ben 1 bambino su 7 utilizza smartphone e tablet almeno 1 ora al giorno. Expo 2015. L'Expo 2015 ha avuto il via il 1 maggio. Expo 2015 significa esposizione universale e durerà fino al 31 ottobre. L'esposizione universale è un evento particolare, il più grande luogo di incontro del mondo perché accoglie persone che vengono da tutti i continenti della Terra. L'esposizione universale non dura per sempre, ma solo per un periodo di 6 mesi. Ha luogo una volta ogni 5 anni in paesi e città diverse. E ora per la sezione spettacolo vi faremo vedere un video di Violetta. Buona visione! No one knows what it's like behind these eyes, behind this mask. I wish we could rewind and turn back time to correct the past. Baby, I wish I could tell you how I feel, but I can't cause I'm scared to. Oh boy, I wish I could say that underneath it all, I'm still the one you love, still the one you're dreaming of. Underneath it all, I'm missing you so much. Baby, let's not give it up. La pubblicità e poi riprendiamo con le notizie. Cilento Channel è in assoluto la televisione del Cilento. Trasmette su digitale terrestre, sul canale 636, in tutta la provincia di Salerno e Avellino, per un totale di 1.500.000 spettatori. L'emittente ha sede televisiva ad Agropoli e dispone di una serie di location televisive su tutto il territorio cilentano, che presto diventeranno anche redazioni giornalistiche. Cilento Channel è costituita da giornalisti pubblicisti, presentatori, cameraman, montatori, esperti in comunicazione, che si avvalgono della collaborazione di una ventina di giovani stagisti presenti in tutto il Cilento. La programmazione della TV, 24 ore su 24, è generalista. Informazione locale, programmi di sport, musica, attualità, cultura, politica, intrattenimento, cucina, economia, turismo, scuola, cartoni animati, documentari, fiction, tutto unicamente subordinato al territorio del Cilento. Cilento Channel, grazie ai suoi premiati registi del settore pubblicitario e alla potenza del segnale televisivo su tutta la provincia di Salerno e Avellino, permette ai suoi clienti visibilità ampia con prodotti video di qualità. Grazie alle convenzioni stipulate con imprenditori, enti e comuni, diventerà ben presto un aggregatore di forze e risorse per un territorio che attende da anni uno sviluppo concreto e statisticamente provato.
che un emittente locale contribuisce all'incremento della cultura territoriale e alla crescita economica e sociale della popolazione. Cilento Channel. Sintonizzati sul digitale terrestre. E ora passiamo a una notizia di salute. Mal di testa in primavera. Nei bambini potrebbe essere emicrania. Mamme, attenzione al mal di testa dei vostri bambini. Potrebbe essere il sintomo di un'emicrania. E la primavera potrebbe essere il momento in cui scoprirlo. Nei mesi tra aprile e giugno il problema tende infatti ad accentuarsi, complici gli sbalzi termici. A ricordarlo sono gli esperti dell'ospedale pediatrico Bambino Gesù di Roma, che proprio con l'arrivo della primavera si trovano ad affrontare un aumento del 15% delle visite per cefalea. E ora passiamo alla prossima notizia. I migranti sui barconi. Sono persone che decidono di lasciare il proprio paese perché non hanno lavoro abbastanza soldi per riuscire a vivere. Altre fuggono da paesi in guerra o da paesi che non permettono di vivere in modo libero. La maggior parte dei migranti corre mille pericoli e rischia la vita nella speranza di arrivare in un luogo dove potersi stabilire e vivere in modo dignitoso. Passiamo alla prossima notizia. Il riciclaggio. È detto impianto di riciclaggio una struttura dove vengono puliti, differenziati e pressati i rifiuti, multimateriali, plastica, lattine, eccetera. Riciclare è molto importante ed educativo per le generazioni future. Deve essere però un gesto fatto da ogni singolo cittadino. Quindi invece di abbandonare un vecchio frigorifero bisognerebbe chiamare l'azienda per il ritiro oppure portare il frigo volontariamente all'impianto. È tutto per questa edizione, arrivederci alla prossima!